Un dinner tour all'insegna del buon cibo, ma anche dell'arte, della storia, della scienza e persino della spiritualità. In altre parole, tre serate in altrettante location d'autore nelle terre dell'olio d'op Cartoceto, nate all'interno di un nuovo format che prende il nome di Conterranea e che unisce enogastronomia, musica live e racconto del territorio attraverso le performance dell'attore Filippo Paolasini. Tutto questo grazie alla stretta collaborazione tra i comuni di Cartoceto, Colli al Metauro e Monbaroccio, oltre alle rispettive Proloco, ma anche di Fano, che domenica mattina ha ospitato l'evento di presentazione nei giardini del Pincio. Iniziativa che si svolge attraverso tre serate che rappresentano un po' tre momenti tre momenti gourmet con le nostre principali eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche. Ciascuna serata vedrà anche uno spettacolo musicale, un intrattenimento musicale che è stato ideato, concepito e strutturato ad hoc per la serata, perché anche questo deve evocare un po' quelle che sono le peculiarità e le eccellenze territoriali e quindi anche legate agli itinerari turistici di questi territori. Quindi tre serate che mettano in mostra particolarmente quelle che sono le eccellenze a tutto tondo, anche con finalità turistiche, come dicevo poco fa, dei tre territori. Conterranea, che vede anche il patrocinio del Consiglio regionale, comincerà sabato 11 giugno nella villa storica del Museo del Balì a Colli al Metauro. Villa del XVI secolo, quindi del 1500, che già da allora il Vescovo Negusanti aveva trasformato in un osservatorio astronomico. Si realizzerà questa serata all'insegna della valorizzazione dei prodotti enogastronomici, che è la valenza, il fil rouge di tutta questa nuova iniziativa di Conterranea, cercando di sviluppare quelli che sono gli aspetti, così come si fa nel museo anche attraverso questa serata, gli aspetti sensoriali, quindi portare a conoscenza delle nostre eccellenze, delle nostre tipicità, dei nostri territori attraverso la possibilità di gustare, vivere gli odori, vivere i sapori, vivere anche la musicità che ci sarà all'interno di questa serata. Si proseguirà poi sabato 2 luglio a Monbaroccio presso il Palazzo Guidobaldo del Monte. E noi proponiamo la storia di Guidobaldo del Monte, il nostro scienziato, filosofo, nonché mecenate di Galileo Galilei, e quindi colui che ha fatto la differenza per il territorio. Questo connubio fra la parte turistica, fra la parte enogastronomica e la nostra cultura del territorio è una valorizzazione che forse è insita solo quello che può essere il nostro territorio della Reale, quello dei comuni che rappresentano questa realtà. Infine l'ultima tappa, sabato 9 luglio a Cartoceto in piazza Marconi. Cartoceto è capofila, come ormai noto, della Reale, della DOP. Da diversi anni abbiamo voluto elevare la storica mostra mercato dell'olio dell'oliva a festival, così è stato fatto dal 2014 in poi, ma adesso l'obiettivo era quello di esportare ulteriormente fuori dalla cinta muraria, per così dire, di Cartoceto, questa nostra eccellenza che condividiamo appunto assieme ai territori di Fano, di Monbaroccio e di Colli al Metauro. Questa iniziativa conterranea, che riporta sia il concetto della contemporaneità ma al tempo stesso anche di questo forte legame comune con la terra e con l'agricoltura, questo è proprio l'obiettivo dell'iniziativa. La DOP Cartoceto è il filo conduttore dal punto di vista enogastronomico di queste serate. I comuni della Reale, della DOP Cartoceto, proprio partecipano a queste serate, e in questo per noi è motivo di orgoglio, perché far partecipare e mettere assieme tutte e quattro le amministrazioni comunali della Reale, della DOP Cartoceto e collaborare per la promozione del territorio, per noi è un sintomo di una crescita del territorio molto molto importante anche dal punto di vista politico e amministrativo.